noi torniamo a parlare di un brano, di un argomento di cui avevamo già iniziato a discutere nella nostra rassegna stampa, quello del terminal bus che sarà realizzato in via Capruzzi, un'opera tanto attesa, e ne parliamo con il referente del progetto per il terminal bus per grandi stazioni rail del società controllata da RFI, l'ingegner Walter Capone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e a cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno a tutti. Ingegnere, è un'opera questa che è particolarmente attesa qui a Bari per chi vive la quotidianità della nostra città, della nostra stazione, che sta cambiando volto negli ultimi mesi, già con i lavori che sono stati fatti per cambiare proprio il fronte via Capruzzi, però in particolare per chi vive via Capruzzi, ha vissuto via Capruzzi in questi anni, vedere tutti quei bus in mezzo alla strada che costretti anche in situazioni quasi di emergenza a dover far scendere gli utenti, i passeggeri, dover prendere le valigie quasi sulle corsie con il passaggio delle auto, insomma questa potrebbe essere un'opera che dovrebbe cambiare completamente la fisionomia di quell'area della città e soprattutto del trasporto qui nella città di Bari. Effettivamente sì, il progetto che prevede la realizzazione di un terminal bus all'interno di un'area ferroviaria lungo via Capruzzi, che permette appunto di riutilizzare un'area destinata un po' di anni fa ed ormai in disuso a delle officine, consentirà di realizzare un'area di carico e scarico per i passeggeri di trasporto pubblico locale, ma non solo, quindi anche bus ad alta percorrenza, in modo sicuro, protetti da aree diciamo coperte, quindi con delle pensiline, in un'ottica proprio di favorire l'intermodalità, quindi cercando di collegare il nuovo fronte. Ne vediamo alcune immagini che rappresentano quindi la possibilità di favorire proprio lo scarico e il carico dei passeggeri, i nostri clienti di trasporto. E quindi questa è un'ottica che replica alcune esperienze che abbiamo sviluppato in altre città e che consentirà appunto, come stava dicendo, di liberare l'area di via Capruzzi, che sarà destinata principalmente alla circolazione. Il sistema, il progetto prevede l'adozione delle più moderne tecnologie, sia impianti di lettura targa per favorire proprio l'accesso ed evitare l'eventuale sovraccarico in ingresso. Prevederà un'area cosiddetta di drop-off per uno scarico rapido vicino ad un'area che sarà destinata ai servizi, quindi delle biglietterie, dei servizi igienici, una sala d'aspetto, un locale ristoro, anche per utilizzando al meglio tutte le aree. Ecco, lei ha utilizzato un termine che spesso sentiamo quando si parla di questo tipo di progetti, che è quello dell'intermodalità. Perché è importante avere una struttura del genere a pochi passi dalla stazione? Tra l'altro so che proprio sul progetto a cui si sta lavorando ci sono state delle integrazioni rispetto a quella che era l'idea iniziale, proprio per consentire il passaggio diretto dei passeggeri dalla stazione poi al terminal dei bus, evidentemente proprio per consentire di poter utilizzare sia il treno che il bus, quindi magari uno arriva in stazione con un treno e poi ha la possibilità di prendere direttamente il bus e quindi utilizzare e ottimizzare al meglio tutte le modalità di trasporto offerte poi dalla città e dalle varie compagnie che in qualche modo poi accedono a questo tipo di strutture. Esattamente, il sistema rispetto ad una versione iniziale ha visto e sta vedendo la realizzazione anche di un collegamento pedonale attraverso l'allargamento dell'attuale marciapiede, una realizzazione di una pensilina anche quindi per favorire e riparare eventuali passeggeri che dalla stazione uscissero dal nuovo fabbricato di via Capruzzi e si recassero diciamo al nuovo terminal bus che è in corrispondenza del sottopasso, e attraverso quindi un percorso protetto.
protetto potrebbe essere dal sole o dalla pioggia, insomma, perché poi diciamo possono essere una doppia protezione sia per la stagione estiva che per la stagione magari più invernale o dalle e questo non solo perché l'intermodalità poi apre un altro argomento, consente anche quella di favorire l'accesso alla cosiddetta mobilità dolce, per cui nell'ambito del progetto, in aderenza al nuovo fabbricato di Via Capruzzi che abbiamo visto anche nelle immagini, si sta prevedendo la realizzazione di una velostazione, quindi un parcheggio per coloro che vogliono lasciare la loro bicicletta. Quindi anche questo replicando un modello che stiamo adottando in diverse stazioni ferroviarie italiane, e quindi con un sistema che consente attraverso la lettura anche di un QR code ottenuto tramite un'applicazione che abbiamo sviluppato in proposito, e quindi questo integra tutti i vari mezzi di accesso. Ha citato delle esperienze di altre città, cioè significa che ci sono altri posti dove già avete sperimentato questo tipo di progetto e dove avete già, immagino, anche raccolto i primi elementi su come deve essere gestita una struttura del genere, come si deve essere realizzata una struttura del genere. Sì, esattamente. Diciamo in particolare, tornando al tema Terminal Bus, è stato sviluppato a Palermo, diciamo anche per chi la conoscesse, diciamo vicino alla stazione di Palermo Centrale con ingresso da via Fazzello, un terminal che possiamo dire essere all'avanguardia, per cui avanguardia nazionale e delle volte non solo, quindi un sistema che permette di conoscere, identificare il mezzo a quale compagnia appartiene, suggerire diciamo il posizionamento in quel caso 15 stati dell'autostazione di Palermo. Nel caso di Bari ne stiamo prevedendo fino a 18, differenziando quella che è una cosiddetta sosta operosa e sosta inoperosa, proprio per cercare di avere un modello a rotazione. Questo consente di massimizzare l'utilizzo e anche diciamo accettare un numero superiore di corse rispetto al criterio di un posto assegnato. Insomma, adesso questo è un po' diventa un processo. Sì, perché poi ovviamente noi ci facciamo anche i conti sul numero degli stalli, perché poi non ci siamo mai messi a contare i bus che sono fermi su Via Capruzzi, però immaginiamo che più o meno, quando parliamo di 18, immaginiamo che nello stesso momento più o meno su Via Capruzzi sia quello il numero. È ovvio che poi bisogna guardare sempre più in là, cercare di potenziare in base anche agli spazi che sono a disposizione, perché anche quello conta molto, e quindi il progetto si basa anche su quello. Un secondo soltanto, perché abbiamo un ascoltatore in linea, allora vediamo se c'è magari qualche richiesta, qualche domanda proprio in merito al progetto. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, ingegnere, sto vedendo la nostra città con i bus e tutto quanto, bellissima, e la domanda mia è a lei. Il progetto che lei sta diciamo mettendo in atto e parlando, quando verrà realizzato? Ci vorrà molto tempo, perché noi baresi ci teniamo molto al che, diciamo, ecco, scendendo dal treno si prende il bus e per noi è molto più facile. Grazie, buongiorno. Grazie della telefonata. Precisiamo anche una cosa, che questa dovrebbe essere una stazione dedicata ai bus extraurbani, quindi non al... immagino, poi magari mi può smentire, però principalmente questa credo sia dedicata ai bus extraurbani. Abbiamo visto anche delle tempistiche che sono state dichiarate, poi è ovvio che siamo ancora in una fase progettuale, quindi è logico che si parla di una progettualità che però è molto con un po' di ottimismo ci fa pensare che potremo vedere presto questa struttura accanto alla nuova stazione. Del resto anche sui lavori che sono stati fatti su Via Capruzzi abbiamo visto quella nuova facciata con quei nuovi servizi sorgere in tempi anche relativamente brevi rispetto a quello a cui siamo normalmente abituati in molti casi a vedere in Italia, quindi tutto sommato un po' di ottimismo ci può essere anche in questo. Diciamo, oltre all'ottimismo, l'impegno di tutta la società e anche la collaborazione con l'amministrazione comunale e diciamo tutte le parti istituzionali che vedono
dopo la definizione del progetto definitivo, la presentazione al Ministero e a tutte le istituzioni per cercare di chiudere la conferenza dei servizi. Adesso, senza scendere in quello che è il tecnicismo, questo dovrebbe consentire, secondo la programmazione che abbiamo effettuato e dichiarato, di avviare fisicamente i lavori entro la fine dell'anno quindi che stiamo vivendo, entro il 2022. E con altrettanto ottimismo, legato a quella che è una pianificazione del lavoro, la potenziale assegnazione e individuazione dell'impresa e esecutrice, sono tutte attività che si stanno svolgendo in parallelo, dovrebbe consentire in circa 12 mesi di realizzare il terminal bus, che oltre alla, come abbiamo detto, le aree interne che ospiteranno i bus, il collegamento pedonale con la stazione, vede anche la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza del nuovo fabbricato, che consente una migliore circolazione di ingresso e uscita dei bus dallo stesso termine, che dovrebbe favorire ed evitare intralci nella circolazione. Ecco, infatti ha anticipato una domanda che le avrei fatto, perché proprio su questo volevo chiedere, visto che proprio c'è un'interlocuzione anche con l'amministrazione comunale, con tutti quanti i soggetti coinvolti, perché proprio si interverrà in maniera importante anche sulla viabilità di quella zona che in questi anni ci siamo abituati a vedere nella nostra città, ma non soltanto, perché poi è un credo che sia proprio una filosofia diversa di vedere la viabilità, quella dell'utilizzo delle rotatorie. Ce ne sarà una proprio in prossimità, credo proprio all'incrocio tra via Capruzzi e via Giulio Petroni, che dovrebbe consentire quindi l'accesso proprio da quel punto all'interno del terminal bus o più avanti. No, quella consente la rotazione e evitare gli attraversamenti anche regolati da impianti semaforici, ma che porterebbero ad un allungamento dei tempi. Quindi consente di permettere l'arrivo e l'uscita dei bus da tutte le direzioni per entrare nel terminal bus, che si troverà in corrispondenza di quell'edificio che è un ex edificio mensa, che sarà demolito, proprio in corrispondenza dell'inizio della discesa che porta al sottopasso. Quindi in buona sostanza che l'area che è stata individuata, giusto per farci anche un'idea dall'esterno, è proprio quella che sta tra via Giulio Petroni, poi indicativamente, giusto per avere un'idea, proprio all'interno dal lato ferrovia, è il sottopasso di via Quintino Sella, giusto per rendere un po' più chiaro a chi, a chi ci segue da casa, che poi percorre quella via ma non sa che cosa ci sta oltre quel muro che poi divide poi la strada dalla ferrovia. Per quanto riguarda invece le richieste che ci venivano fatte ieri attraverso le nostre pagine social, quando abbiamo reso pubblica per l'appunto la notizia dell'incontro che c'è stato ieri, ci si chiedeva se ci sarà anche un'area parcheggio per chi arriva lì e lascia magari i propri parenti, gli accompagnatori che lasciano magari le persone per i bus. Immagino che lo spazio a disposizione sia abbastanza risicato, quindi prevedere anche un'area parcheggi sia abbastanza complicato, sebbene poi sappiamo che per chi ogni tanto ha accompagnato qualcuno in stazione, più o meno lo spazio per una sosta breve c'è già davanti alla stazione, lato invece Piazza Moro, quindi probabilmente sarà quella l'idea, di dare la possibilità sempre di utilizzare gli stessi spazi normalmente consentiti ai passeggeri che utilizzano il traffico ferroviario. Sì, nell'area di Piazza Aldo Moro, come stava dicendo, è un pochino più agevole quello che è la possibilità di lasciare qualcuno e eventualmente utilizzare anche uno dei tre sottopassi che hanno visto un'opera di riqualifica contestuale in via parallela con la realizzazione del nuovo edificio. Quindi anche questo rientravano nelle cosiddette opere di legge obiettivo, che hanno visto poi in una fase successiva l'integrazione con dei finanziamenti aggiuntivi per la realizzazione anche dei collegamenti verticali con scale mobili ed ascensori su ogni binario, quindi questo per favorire
l'accessibilità a tutte le categorie. Per cui, per rispondere alla domanda, nell'area del terminal non è stato possibile prevedere un'area, diciamo, per lì, non si prevede proprio l'ingresso delle auto, altrimenti questo porterebbe anche qualche intralcio un po' alla circolazione. E dico più che le fasi di affinamento del progetto hanno visto anche un'ottimizzazione proprio degli spazi dedicati all'ingresso, perché in via parallela c'è un programma di Rete Ferrovia Italiana che ha previsto la cosiddetta cura del ferro, quindi anche un'ottimizzazione delle aree destinate alla circolazione ferroviaria, proprio con anche una definizione di quello che è il muro di divisione dal terminal bus e il tracciato ferroviario che, diciamo, tutti conosciamo e vediamo. Per concludere, ingegnere, visto che noi sappiamo anche che ci sono una serie di progettualità oltre questa che sono in piedi su tutta quanta l'area ferroviaria della città di Bari, sappiamo anche che poi c'è anche il progetto Fuxas che insomma riempirà anche di verde quell'area per ricongiungere le due parti della città divise in due dalla ferrovia, abbiamo visto e ne abbiamo parlato prima anche dell'intervento che c'è stato proprio sull'ingresso lato Capruzzi, che tutti quanti qui nella città di Bari avranno avuto modo di vedere almeno una volta, sicuramente un'opera importante. L'impressione che si ha è proprio che ci sia la volontà di investire su questa stazione, sulla stazione di Bari, ed è un bel segnale per la città. Da parte vostra probabilmente c'è l'idea che comunque la stazione di Bari sia una delle stazioni importanti su cui investire nel programma che credo molto più ampio a livello nazionale di valorizzazione poi di quelli che sono gli spazi utilizzati da RFI e da grandi stazioni rail. Questo assolutamente sì, diciamo, come ha citato all'inizio nella presentazione, perfetta, diciamo, grandi stazioni rail è una società controllata di Rete Ferroviaria Italiana, che in maniera parallela e in collaborazione con le altre società del gruppo e con le varie istituzioni sta proprio sviluppando una serie di progetti che vedranno una destinazione dei fondi del PNRR in maniera massiccia destinata, diciamo, al collegamento di tutta la parte, diciamo, del mezzogiorno, e quindi con un potenziamento dei tracciati ferroviari, insomma si parla, diciamo, dell'accelerazione, diciamo, anche del collegamento con, diciamo, con tutte le linee ad alta velocità, e il progetto, quello Fuxas, che vede proprio in collaborazione con l'amministrazione comunale quella realizzazione di queste aree verdi, la viabilità esterna, quindi un nodo, vabbè, di Bari è già un nodo importante di circolazione, ma questo merita sicuramente uno sviluppo, un'integrazione per portare, diciamo, ai massimi livelli di collegamento, diciamo, con il resto d'Italia. E allora speriamo che questi interventi siano di buon auspicio e siano soprattutto uno strumento per la crescita della città, e speriamo ovviamente che anche le tempistiche che sono state annunciate possano essere davvero rispettate. Sarebbe una bellissima notizia per la città di Bari poter avere finalmente questa attesissima stazione dei bus nel centro di Bari, proprio nelle vicinanze della stazione.